Nel traffico denso, il mistico di città a cura di VB, l'arago non era colto e nemmeno informato. Qualche volta si interessava degli avvenimenti che sconvolgono l'opinione pubblica per scorgervi la conferma della giustizia perfetta che governa il tutto. Per il resto era certo che l'evoluzione non era uno stato di conoscenza, ma di coscienza. A chi voleva da lui idee definitive, ripeteva che si cresce veramente non quando si sa di più, ma quando si sente di più. Il suo camper, vecchio di chilometri solitari, non lo usava quasi mai in città. Credeva che la guida risvegli nell'uomo gli istinti peggiori. Si immergeva nelle sue meditazioni a piedi, nel traffico denso, dove un osservatore attento si sarebbe accorto che il suo corpo fisico vagava senza una vera direzione. La direzione l'arago la dava solo ai suoi pensieri. Per meditare si poneva dinanzi un argomento che rimaneva lo stesso per settimane e mesi, preparava le vie per dissodare il problema e intuirne la soluzione. Affrontò l'argomento ansia usando una domanda come via d'attacco. Si chiese: perché la gente si getta nell'attivismo e si fa violentare dall'ansia? Meditò a lungo ed ebbe questa risposta. Chi vive nell'ansia ne ha bisogno, perché ne riceve stimoli utili per la comprensione successiva. Spesso l'arago meditava in strada, evitava la gente ed era evitato, ma non si accorgeva di nulla. Camminava in un sogno. Le strade erano una realtà di cui faceva parte che non lo infastidiva. Dopo si accorgeva di avere raggiunto luoghi sconosciuti e ripensava alle sensazioni avute durante il sogno. Lo psichismo collettivo che aveva attraversato, mescolandosi con la gente, i pensieri, le emozioni, i desideri della gente, quella che l'arago chiamava l'anima della gente, gli era sempre meno affine. Era certo che un'individualità evoluta non è più trascinata dall'anima della gente, che coinvolge come un turbine psichico chi è ancora interessato ai valori medio-bassi dell'esistenza. Dunque entrava in meditazione in mezzo al traffico senza esserne disturbato. La sua atmosfera di pensieri, di emozioni, di desideri non era più attratta dall'atmosfera collettiva, non seguiva più le correnti e, in senso più vasto, le mode. Queste servivano per formare la coscienza in chi era ancora insufficiente. Dopo ore emergeva dalle sue meditazioni e, per tornare a casa, chiedeva dove si trovava. Spesso la metro lo salvava dal prendere molti autobus. Commento: la cultura è un'attività del corpo mentale, dei tre sottopiani intellettivi di questo corpo. Anche l'intelligenza scaturisce da questi sottopiani, i quali sono chiamati appunto intellettivi e sono il fulcro dell'esistenza dell'uomo di media evoluzione che vive o tende a vivere razionalmente. Ancora non intuisce che si può vivere con i due sottopiani più sottili del corpo mentale, e cioè con la mente supernormale, la porzione della mente con cui vive il superuomo, l'evoluto. Attenzione, tutte queste nomenclature sono riassumibili in stati di coscienza progressiva. Tra cultura, intelligenza e rivoluzione può non esserci nessun legame. Un individuo evoluto può essere ignorante ed anche poco intelligente. San Giuseppe da Copertino, che era tanto evoluto da provocarsi il fenomeno della levitazione, era di intelligenza molto modesta.